Castro della PNL, la ringrazio. Ti saluto personalmente, così ho l'occasione di dirvi anche buongiorno e da parte mia grazie. Anna, vuoi leggere il verdetto? Allora, vince il premio del pubblico PNL 2018, Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis. Allora, io so che ci sono i produttori. Li chiami tu? Eh beh, certo. Pierpaolo Verga e Giampaolo Letta, che non vedo. Ma ci abbiamo pure visti. Voglio chiamare sul palcoscenico i produttori del film Il vizio della speranza. E anche se il palcoscenico non c'è, facciamo finta che ci sia. Complimenti e benvenuti. Mettetevi più avanti un attimo. Beh, io credo che possiamo fare forse un commento che mi sembra importante. Allora, un commento penso ci voglia, che dite? Buongiorno a tutti, per noi è una gioia grandissima, perché poi il premio del pubblico è il premio più importante. Riceverlo qui alla Festa di Roma, dopo tra l'altro le proiezioni che hanno avuto un grandissimo successo, prevalentemente, anzi, col pubblico, con un pubblico molto molto caldo, ci riempie di felicità e di orgoglio, quindi siamo molto contenti. Un film molto femminile, anzi tutto al femminile, pieno di vita, di amore e di speranza, quindi è un bellissimo premio. Grazie al pubblico e grazie al coraggio, io l'avevo detto in conferenza stampa, al coraggio della Festa di Roma, Antonio, Laura, tutti i collaboratori, e per averlo voluto e selezionato per la festa. Grazie. Durante la conferenza. Alla conferenza d'apertura del Festival Tu Antoni Lento, che è del Festival di Venezia in Vini, budget e pubblico. Null'altro. Penso che tu possa invidiare soltanto il budget, perché il pubblico di questo festival, oltre alla mia riconoscenza nei suoi confronti, è un bellissimo pubblico e l'abbiamo visto in questi giorni. Quindi ringrazio voi e ringrazio il pubblico. Grazie. Grazie a te. Il direttore generale che mi chiama all'ordine, cosa compito? A dire vincitori, oltre ovviamente complimenti, ringraziare la PNL, qualche dato tecnico. L'età media di chi ha votato è stato 40 anni, quindi insomma è registrato. Poi 44% uomini, 56% donne, e noi questo è un dato. E il dato molto interessante è che quest'anno il pubblico ha votato il 20% in più rispetto all'anno scorso, quindi questo ci rende molto felici, sono dati tecnici. Ancora più felice. È uno dei tanti in più che sentirete oggi, perché tutti i dati sono positivi, vi anticipo questo. Grazie a Piri, grazie a Giampaolo. Grazie, complimenti naturalmente che trasmettete a Edoardo e alla squadra del film. Guarda, questi dati mi danno l'occasione subito di sottolineare una cosa importante. Mi fa molto piacere che questo film sia stato accolto bene anche con un voto femminile, perché all'inizio abbiamo detto una cosa, senza alcuna retorica, uno dei punti forti sui quali tra l'altro credo di aver dato prova, insomma, di tenerci in modo particolare, erano proprio le donne. Ti ringrazio per te e attraverso te la selezione, per aver trovato un talento e valorizzato un talento femminile che è stato anche uno dei punti forti della festa. 13 registe donne e tante star. Ma non solo questo, non solo questo, credo che il tema sia anche nelle storie, nel clima, nel mood. Quindi, per quanto mi riguarda, avevo detto all'inizio che mi piaceva molto l'idea di aver, come dire, costruito una macchina che fosse internazionale e pop insieme, ma anche con questa attenzione forte, donne e cinema italiano. Quindi, per quanto mi riguarda, sono veramente molto molto contenta di questi dati. Lascio la parola a Antonio, che ha un bel consuntivo davanti. Grazie a Laura innanzitutto, grazie a Francesca Bia, grazie a tutto lo staff della festa e della fondazione, un grazie in particolare all'ufficio cinema e ai selezionatori, perché i film che avete visto questi giorni li dobbiamo al lavoro enorme, straordinario dei selezionatori, vedo Richard Pegna, Valerio Carocci, Francesco Zippel, Giovanna Fulvi, Mario Sesti e Alberto Crespi, grazie di cuore. Vi do prima dei numeri che sono sempre un po' secchi, ma poi cerchiamo di commentarli insieme e vi racconto un pochino di cose. Allora, vi dicevamo che i numeri sono tutti positivi, in alcuni casi straordinariamente positivi. Iniziamo dal
da un più 6 di percentuali di riempimento del pubblico. Se considerate che una delle sale, anzi due, erano un po' più piccole, la terza struttura è un'altra, quindi c'è una capienza inferiore, il più 6 sarebbe più 15, più 16, quindi un dato straordinario. Gli articoli usciti. Sulla scarsa statata c'è un incremento piccolo, ma c'è del più 1%, ma su tutte le altre testate, per esempio quelle internazionali, arriviamo al più 13%. E se andiamo a vedere, 13 ripeto, la stampa internazionale, sapete che è una mia volontà quella di conquistare sempre più l'attenzione della stampa di tutto il mondo e non solo quella locale, che pure non solo ha tenuto ma ha aumentato. Sui social ci sta qualcosa di clamoroso, perché ad esempio Instagram più 48%, Twitter 13%, tutti positivi, Facebook 12%, YouTube 30%, insomma sono tutti numeri molto 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 positivi. Anticipo la domanda del budget, è sempre quella, 3.400.000 circa, 419.000, e poi un po' di numeri sulle proiezioni, c'è un numero che è aumentato, è cambiato, i paesi ospitati, vi avevo detto in conferenza iniziale, erano 29, in realtà sono diventati 30 perché c'è stato quindi un numero in più, una sostituzione all'ultimo momento, 266 proiezioni, 91 film, tra retrospettive e omaggio altri 31, film, 4 sale dell'auditorium, 10 sale in città e 72 partner. E ora un pochino di commenti, poi ovviamente sono felice e pronto a ricevere delle domande. Il primo è quello che dico sempre, al di là dei numeri che sono secchi ma tutti molto belli e positivi, la presenza di straordinari ospiti, e mi piace ricordarlo fino alla noia, perché è una cosa di cui sono personalmente orgoglioso, ma quando dico personalmente estendo al lavoro che abbiamo fatto di squadra tutti quanti, a cominciare da Laura e Francesca, a tutto lo staff e ovviamente i consulenti. Gran parte degli ospiti che sono venuti, e hanno nomi, come dico, abbastanza noti, da Martin Scorsese a Kate Blanchett, eccetera, sono venuti senza dover promuovere nulla, vi spiegherò poi il dato Blanchett. Cioè sono venuti esclusivamente perché credono nella festa. Questa è la differenza fondamentale rispetto ad ogni altro festival. Non avevano film, vestiti, compact disc, volumetti, libri da promuovere. Perfino Kate Blanchett, questa è la cosa che volevo dirvi, è venuta prima perché ha accettato l'incontro e poi già che c'era si è deciso di promuovere anche un suo film, peraltro bello e che apprezzo. E lo stesso per Sigourney Weaver, lo stesso per Thierry Frémaux, che ha fatto un incontro che molto pirotecnico, non ripeto quello che ha raccontato, tutte cose molto interessanti, Giuseppe Tornatore, eccetera, eccetera. Isabelle Huppert è stata l'altra grande star premiata con il premio alla carriera. La percentuale di film accompagnati, perché in passato ci è stato detto che alcuni film non erano accompagnati, eccetera, eccetera, è successo in passato. Quest'anno è straordinario perché ben 35 su 39 avevano dei talents, delle volte registi, delle volte gli attori e i registi, eccetera, eccetera, quindi la quasi totalità. E molte volte sono venuti degli attori o dei registi di cui sentiremo parlare a lungo, un nome per tutto, già affermato, Claire Foy, per la prima mondiale di Millennium. Voglio ribadire che avevamo due prime mondiali, ne avevamo varie di prime mondiali, ma due che ci hanno consentito di avere gli studios, appunto Millennium, con Claire Foy e tutto il cast, quando era l'altro ieri se non sbaglio, e Mia il leone bianco di Studio Canale. Sono tanti i talents, ve ne dico alcuni: Steve Coogan e John C. Reilly nel deliziosissimo Stallio e Olio, Thomas Vinterberg, Keir Spaney, che è la protagonista del film di apertura, e così tanti altri. Poi voglio dire qualcosa sul film italiano che ha vinto. Qualcuno ha detto, credo Giampaolo, che siamo stati coraggiosi noi. In realtà il coraggio è tutto loro, per la storia che hanno raccontato, per come l'ha raccontata il bravissimo Edoardo De Angelis. E non posso non notare un po' di cose. Io non posso che ringraziare i critici per come ci hanno seguiti, con calore, con generosità, con attenzione, con ricchezza. Ogni giorno ci sono state pagine e pagine. È inutile negarlo, è stato uno dei film meno acclamati dalla critica. Forse una riflessione da fare c'è, che il pubblico va da una parte e la critica da un'altra parte. È una riflessione che secondo me deve fare prima la critica e poi il pubblico. La seconda cosa che voglio dirvi è che ci sono una serie di film di cui siamo particolarmente orgogliosi. Nonostante abbiamo ottenuto molto a dare una dimensione di festa, che Laura semplifica con il pop, e la ringrazio per quella, no? Che per questo. Dico da cronista. No, ma va benissimo, è chiaro quello che intendi.
quindi un'apertura a un cinema mainstream, un cinema di divertimento, un cinema non necessariamente d'arte, ci deve stare in una festa, guai che non ci sia. Però ci sono dei film che potrebbero senza problemi essere in concorso a Cannes, per dire, il festival più importante che c'è, Beale Street Could Talk, del magnifico Barry Jenkins, Three Identical Sisters, Strangers, il film meraviglioso che è passato ieri sera, datelo a vedere tutti, un film straordinario, sono sbalordito che oggi ho visto che se ne parli poco. Fahrenheit, il film di Michael Moore, un altro grande personaggio, ecco, lui è venuto con il film, questo va detto, Green Book, oppure una chicca, They Shall Not Grow Old, il film di Peter Jackson in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, uno dei film più belli che avevamo qui, ma anche Eder di Zanussi e ce ne sono tanti. Poi abbiamo continuato ad aprire al dialogo con altre forme d'arte, abbiamo avuto delle mostre, abbiamo avuto le attività nella città, ho visto gli amici di medicina del Policlinico Gemelli, abbiamo avuto i soliti, noi soliti, abbiamo continuato ad avere, abbiamo ingrandito i red carpet nel centro storico, quindi siamo andati, se mi consentite una battuta, da Rebibbia all'ospedale, ma anche nei posti più belli, più lussuosi della città, via della Frezza, via Condotti, c'è stato un concerto a Piazza San Lorenzo in Lucina, non ho potuto assistere perché in queste due settimane la mia vita è stata un po' grama, ma mi dicono che è stato bellissimo. E poi ci sta qualcosa che ha a che fare con la sostanza di quello che abbiamo fatto. Io sono molto fiero dell'alta qualità raggiunta, voglio ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco. Ma la differenza non è tanto la presenza, io l'ho già detto in apertura, la domanda più deprimente che possa sentire un direttore artistico è chi c'è. La domanda da fare è cosa fa. Perché è facile far venire un'attrice o un attore magari vestito da una griffa e fargli fare il red carpet. Cosa non è facile è dire a Martin Scorsese di fare due incontri, uno di due ore e uno di un'ora e mezza, a parlare di cinema italiano. Questa è la differenza, questo è unico e questo non succede in nessuna manifestazione al mondo. Lo dico a voce alta perché ne sono orgoglioso. Questo è successo, e non è solo lui, potrei citarvi tanti altri. Peppuccio Contornatore, l'altro ieri, ha fatto una vera e propria lezione di cinema, le do gloria che applaude, è stato bravissimo o no, raccontando il noir, che è una cosa anomala perché non si pensa subito a Tornatore quando si parla di noir, è stato bravissimo, per dire che non ho a che fare solo con il cinema internazionale o americano. Un'ultima cosa e poi l'eventuale domanda. La vittoria del Vizio della Speranza mi rende felice non solo perché avete capito, credo molto in questo film, nel talento di Edoardo Ferrante De Angelis, nella bravura dei produttori, di Giampaolo, Letta, eccetera, ma perché c'è una delle tante leggende metropolitane che ci circondano che è stata sfatata. La prima leggenda è che i film di Roma non vincono gli Oscar, ricordo sempre Moonlight. E ricordo anche, vedete la lista di quest'anno, sono pronto a scommettere con 5 mesi d'anticipo che molti di questi film avranno molte nomination. Vi ricordate che ve l'ho detto. Ma perché la seconda leggenda è che qui ci sia un'ostilità, una freddezza, un'antipatia nei confronti del cinema italiano. Quanto di più falso. Oggi esulto, non solo perché la mia storia è diversa, chi mi conosce sa che ho fondato Open Roads e credo di poter dire se è la più importante rassegna di cinema italiano che esiste, ma oppure ho fatto 27 retrospettive di cinema italiano, ma perché ho dato una linea molto forte, molto severa, nella quale credo e della quale oggi raccogliamo i risultati. La linea è molto semplice, non si allarga ma si seleziona. Prendere un film perché è italiano è sbagliato, prendere un film italiano perché è bello credo sia giusto. Quindi non si prendono le cose con le quote, mai. Si prendono perché ci si crede. Oggi, quest'anno abbiamo due film italiani, possiamo dire due più uno perché Corleone è una produzione italiana su una storia italiana, ma non è il regista italiano, è un franco-bulgaro, come gli altri due, Diario di Tonnara e ovviamente, scusate, Vizio della Speranza, sono soltanto due. Nel passato o in altre manifestazioni c'erano 7, 8, 10, 5. Secondo me, se sono due quelli buoni bisogna prenderli, si dà il giusto peso, la giusta attenzione e vede dei risultati. Tutto qui, sono pronto a qualunque domanda. Però quasi prima delle domande ti fermi perché parlo io un attimo, se non ti dispiace, grazie. Mi fa sempre piacere quando parlo. Lo so, ma ti ho lasciato giustamente gestire la soddisfazione di questi numeri che però è condivisa, come ben sai, e volevo solo aggiungere qualcosa, perché io credo che al di là di quello che abbiamo letto, che tutti voi avete raccontato, il colpo d'occhio di questi giorni è stato anche molto importante.
proprio perché l'ho vissuto per anni da cronista, devo dirvi che vedere un pieno, perché la parola riempimento sale, sì, riempimento sale, ma abbiamo avuto un auditorium e non solo, festoso, di mercoledì vedere così una, anche una quantità e una qualità di presenza che per la città è molto importante, e vedere questo pieno veramente 24 ore al giorno con tutte le generazioni fino ai cinefili, che tra l'altro so che hanno sofferto un pochino per dover a volte sacrificare qualche film, questo lo voglio dire perché so che è successo anche tra voi, ma una festa, come ho già detto, non è un festival, e se è una festa è anche una festa dei festival, nel senso che tutto quello che è stato mostrato evidentemente anche, come dire, se volete, si prende il privilegio e anche la scommessa di fare un'offerta veramente variegata, e di questo voglio ringraziare attraverso Antonio ovviamente anche il comitato di selezione, perché penso che ognuno abbia un po' trovato quello che voleva vedere. La criticità qual è? La criticità è quella che dovremmo aumentare sicuramente un numero di sale, e che mi piacerebbe personalmente che la festa andasse ancora di più in città per offrire più repliche. Mi piacerebbe che non dimenticaste che si chiude la festa, ma che comunque la fondazione lavora tutto l'anno in maniera puntuale, molto attenta. Di questo dico grazie a Francesca Via, che è stata sempre pronta ad accogliere questi segnali con City Fest. City Fest ha prodotto circa 150 eventi, ha condiviso, li ha promossi. Questo tipo di attenzione della fondazione credo che sia la strada migliore per non far chiudere la festa oggi e poi darci solo l'appuntamento con la festa del prossimo anno. Vorrei aggiungere su questo che per esempio in questi giorni dietro le quinte abbiamo fatto molte cose, per esempio firmare degli accordi internazionali bilaterali, avremo degli scambi importanti, ma da questo punto di vista invece un accordo di cui si è parlato poco con tanti piccoli festival che lavorano in città sul territorio, li sosterremo, sono iniziative che già esistono, non vi faccio dei nomi perché poi li conoscete, e sono tanti festival che già nei prossimi giorni insomma avranno le loro edizioni, e la fondazione si è impegnata a sostenere. Detto questo, appunto, mi sembra che questo sia il modo migliore per, come dire, anche per lanciare un messaggio su un panorama di iniziative che continua, e essendo stato questo per me un debutto nel ruolo, devo dire che mi ha fatto molto piacere poter testare anche l'entusiasmo del pubblico. Antonio dice che ha ringraziato i critici per l'attenzione, io vorrei ringraziare più dei critici, se me lo posso permettere, che sono di parte, oppure con i critici vorrei ringraziare invece tutti, la maggior parte di loro, sono i giornalisti, sono la cronaca, se questi numeri sono aumentati è perché evidentemente avete trovato anche tante cose da raccontare, e questo mi sembra che sia appunto anche un grazie che dobbiamo, perché è un'attenzione che abbiamo sentito molto forte. Adesso voglio aggiungere che sono felice, mi sento cautelato, protetto dal fatto che sia tu personalmente, ovviamente insieme a Francesca, a gestire anche le attività durante l'anno. Sono 150, voglio ribadirlo, gli eventi che si fanno. Magari ne facciamo anche di più quest'anno, non lo so. Non sta a me deciderlo, ma finché li fate voi sono felicissimo. Bene, allora volevi dare spazio alle domande, io mi sono preso solo questo momento, vai Cristiano. C'era un signore? Va bene, aspetta, andiamo subito. Cristiano. Va bene, sì, scusami, mi sono. Questo è un mestiere che facciamo fare a Cristiano. Francesco Gallo, dai. No, niente, la domanda, cioè è difficile fare una domanda di fronte alla perfezione, visto che i numeri sono tutti positivi, allora mi chiedo come si può diventare ancora più perfetto ciò che è già perfetto. Con più soldi. Condivido pienamente, ci vorrebbe un budget un po' più alto, e comunque questo mi dà l'occasione anche per ringraziare i fondatori, ringraziare gli sponsor, ma uno per tutti, il primo è il main sponsor che è BNL, non lo dico solo perché c'è Anna Boccaccio qui davanti, ma comunque con BNL tutta la lunga lista di partnership che vedete, perché mi sembra che insomma sia veramente importante. No, posso al di là dell'ironia, se ci sono, insomma, avete dei progetti per migliorare, per
cioè, il prossimo anno vedremo qualcosa che quest'anno non c'è. Guarda, io parto proprio da questo, non è una battuta, cercherò, aspetta a me deciderlo, di avere dei finanziamenti ulteriori. Il nostro budget è del 3.419. Non voglio fare paragoni con altri festival, però vi assicuro è molto inferiore ad altri festival, quelli più importanti. Se avessimo un aumento almeno del 15-20% in più, potremmo fare molto di più. Anche qui non voglio fare nomi, ma due grandi star internazionali non sono potute venire, sarebbe stato tu dici perfetto, ancora più perfetto, solo per questioni di mancanza di finanziamenti. Se avessimo avuto quel 15-20% in più, avremmo fatto tante altre cose, che sia chiaro, ma forse anche questo. Si va detto anche che le star a volte vengono, ma con delle richieste molto particolari, quindi forse no, però in un'ottica, diciamo, di attenzione, di etica, che ovviamente si deve a una fondazione che produce una festa con una gran parte dei soldi pubblici, forse è anche giusto certe volte rendersi conto che questo deve essere un tema importante. Ieri ho letto un messaggio molto bello di una persona che non conosco, si chiama Landini, non so se è qui, che ha detto che è un'edizione storica della festa. Io ne sono veramente orgogliosa e lo condivido con tutti. Ecco, se vogliamo superare pure la storia, io faccio un appello ai soci fondatori, agli sponsor, a tutti quanti, per aiutarci un po' a fare un salto in avanti, non enorme, ma economicamente fondamentale per fare un'ulteriore differenza. Posso? Sì, buongiorno, Paolo Caudio, Ingegneria Cinema. Direttore, lei prima diceva che sottolineava, insomma, come gli incontri ravvicinati che fa sono un po' il climax della festa del cinema. Forse la mia richiesta l'ha già sentita, insomma, quindi era, magari non sarò molto originale, però spesso a questi incontri la stampa partecipa per diversi motivi, però in una quota abbastanza minima rispetto a quella che invece frequenta, diciamo così, la festa in generale. Quindi quello che le volevo chiedere è se avete mai pensato di mandare gli incontri in sala stampa così da permettere a tutti di poter partecipare anche se non all'interno della sala? Grazie. Intende fare un secondo incontro in sala stampa? No, intende un collegamento con il quale si possono vedere di più, capito, e lavorare in diretta, te lo dico io. Lancio, ripeto la domanda precedente, chiediamo quanto costa e se nel budget nuovo c'è, lo fai. Perché a me piace l'idea. Certamente sì, però appunto c'è un costo. Cristiana, vedi qualcun altro? No, è quello che chiedevo. Dove abbiamo sbagliato per non meritare domande? Se non ci sono domande, hai una domanda? No. Ok, allora prima anche di noi mandare, allora. Prima di mandarti grazie a lavorare. Tutti quanti. No, fermati. Beh, devo fare una cosa, scusa. No, prima di mandarti a lavorare, vieni Francesca. Scusate. A volte scusa. Le persone si ringraziano collettivamente. Io devo lasciare a Francesca, ci siamo un po' litigate. In qualche modo anche il piacere di farlo, e allora mi tengo personalmente solo l'ufficio stampa, quindi devo un ringraziamento speciale a Cristiana Caini, e se Cristiana me lo permette, insieme ad Alessandro De Luca, che vedo nascosta, che vorrei ringraziare perché l'abbiamo fatto lavorare anche un po' più del previsto. Volevo ringraziare, come prevede l'ordine alfabetico, Giampaolo Bonuso, il mitico Roberto Cesti Polisani, che non conoscevo ma che ormai è un abitué per tutti su Del Carpe, e poi Giulia Giovannini, Laura Martorelli, Andrea Meroni, Giuseppe Leonardo Paniccia, Fiammetta Cotini, Sabrina Ramacci, Diana Rizzo, per la stampa internazionale anche Brenda Manzetto, che è stata preziosissima, ci ha battuto giorni insieme a Cristiana, una rassegna totale. Scusate, questo è un privilegio che mi sono presa io, senza nulla togliere ai capi di ciascuna sezione, responsabili che coordinano ciascuna sezione. Questo so che fa piacere a Francesca farlo, ma è condiviso da noi. Allora sì, vi chiediamo ancora, capisco la fatica, un minuto di pazienza, perché io personalmente ci tenevo a ringraziare ovviamente Antonio Monda, Laura Delli Colli, che sono... Voi ci crediate o no, Francesca Ria è una donna timida, sapevate questo, lo dico io. Però insomma credo che sia giusto, ed è una cosa che veramente faccio col cuore. Quindi ringrazierò diciamo, il responsabile.
responsabili di ogni settore che ovviamente si estendono tutti quanti: Tiziana Clementi, Serena Barbaglioni, Elisa Ingrosso, Renata Ingrao, Sabrina Mancori, Stefania Marino, Ilaria Uzzielli, Cristina Ricossa, Tiziana Clementi, Anna Maria De Marchi, Gianluca Esposito, Mara Neumann, Cristina Dall'Oglio, Alessandra Fontemaggi, con tutto l'ufficio cinema che ha fatto questo lavoro. Stefano Campanoni, sono all'ufficio Movimento Copie, che probabilmente voi non conoscete, ma veramente dietro c'è un enorme lavoro. Claudio Tarquini, Bianchi di Custodi, Chiara e Lavinia, Massimo Grasso, Andrea Bissi, Stefano Micucci, ovviamente Cristiana come ringraziaria, Glenda Manzetto e infine Carol Pepe, responsabile dell'ospitalità, la quale oggi dedico un pensiero speciale. Grazie a tutti.